Oh, caro, come mi trovi? Come mi hai trovato ieri sera? Mamma, sono contenta. Oh, Richard, tu sì che sei veramente, guarda, un amante. Ieri abbiamo fatto l'amore tutta la notte, è stato bellissimo, mi hai fatto sentire una donna completa. Poi grazie di fiori, delle rose che mi hai mandato stamattina in camerino. Prima della puntata, grazie tesoro. Sì, grazie, tu sei veramente, sai come fa sentire una donna importante e unica per il suo uomo, grazie. Guarda, tu mi hai fatto sentire veramente diversa dalle altre donne, migliore, capito? Di gran lunga, grazie, sei veramente un angelo. Sì, Richard, oh Ricky, come vorrei che fossi qua? Ci faremo le coccole tutta la notte, lo sai? Sei veramente un grande amatore. Sì, voi americani siete veramente grandi amatori. Si dice degli italiani, ma gli americani sono proprio hollywoodiani, cinematografici, Mamma mia, da via col vento. Sì, a Casablanca. Voi americani siete migliori, poi tu sei così bello, hai certi pettorali, biondo, sei palestrato, occhi azzurri. Ah, poi ti vesti come un cowboy. Vorrei essere fra le tue braccia adesso. Sei alto 2 metri, amore. Oh, tesoro. Sì, sabato prossimo lo sai che fanno Psycho, quel film, mamma mia, ho visto la pubblicità, la scena sotto la doccia, io ancora veramente ho paura, mi suggestiono, insomma, poi sono solo a casa e quindi vorrei che tu fossi qua a proteggermi, perché mi suggestiono per la pubblicità del film Psycho che ho visto, capito? Lo so che nella realtà non potrebbe mai capitare che non ti viene te coltella. Però c'ho paura, poi sono anche allattico, mi sembrerebbe impossibile che uno arrivi, si arrampichi così, vabbè che ci sono i topi di appartamento, però mi sembra strano, ma è impossibile, neanche se fossi stessi al primo piano a casa del portiere, cioè io dico no, della portiera, sì dai, veramente, sì, ah sì, tesoro, comunque tu sei veramente una grande, una gran bella persona, eh sì, mamma, Richard, Ricky, amore, dai, ti chiamo dopo, c'è gente, chi c'hai, tua madre? Oh, salutamela, amore, quando è che vai, ritorni in America? La settimana prossima? Oh, tesoro, quindi te ne vai da Roma per 2 settimane e poi torni? Io vengo con te, così quasi. Lo so, devo accumulare i soldi per il viaggio, sì, che ne so, vendo qualche gioiello, vendo qualche gioiello, la mia seconda macchina, la Mercedes, sì, no, la Ferrari Testarossa non la venderò mai, non ci contare, so, giusto la Mercedes, però non la prima Mercedes, neanche la seconda, la terza. No, la quarta no, perché ci sono affezionato, l'ho presa per ultima, quindi mi ci devo affezionare come si deve, capito? No, la terza Mercedes io te la vento e farò il viaggio con te in America. Chi lo sa, poi non si sa mai, Ok? Senti, Richard, sì, tu sei il mio Tom Cruise, sei il mio Tom Cruise, sì, giubbotto di pelle, jeans, così tu ti vesti di solito, lo so, ti conosco e ti vedo sempre. Sì, oppure il mio American Gigolo, il mio Richard Gere, che dici? Sì, il mio Harrison Ford delle verità nascoste, no, quello è psicopatico, non si chiama, no, verità nascoste con Michelle Pfeiffer, quello è cattivo, no? Non è Harrison Ford, no, non è Harrison Ford, no. Casomai è Harrison Ford in Indiana Jones, No, neanche. Michael Douglas in Delitto Perfetto, che fai mamma, no. Michael Douglas in Best Kissing, la tua Sean Stone, la tua Sean Stone, sono. Si sente dall'accento che sono calabrese, no, infatti non lo sono. Dai. Allora vieni a trovarmi, dai,
Domani. Senti, sì, cioè, sì, dai, allora ci sentiamo. Ma io sento dei rumori e non lo so, comunque vado a controllare, no? Non ti preoccupare, ok? Siamo all'attico, non può salire nessuno, ok? Sì, e poi io sto al 20° piano, chi vuoi che venga, anche se fosse il 19° piano, il 20° è alto. Va bene, dai, un bacio. Sì, sabato prossimo fanno psycho, appunto, dai, te lo dicevo anch'io prima. Dai, un bacio, Richard, Ricky, ciao, Chicco. Ciao, sei un amante meraviglioso. Grazie, anch'io, ma sei tenerissimo. Mamma mia, sei veramente tenero, guarda. Sì, vado a controllare un attimo se ho chiuso il portone, ok? Grazie, sì, poi telefono al mio portiere dell'albergo, mi faccio portare un tè caldo con dei biscottini, perché sì, prima di andare a questo party, io diciamo ho bisogno di rinforzarmi, a mangiare qualcosa. Se non passo devo rimanere parecchio fino all'alba. Sì, quindi mi faccio portare dal portiere del hall, insomma. Biscottini e un tè caldo, caro. Ciao, un bacio, tesoro. Ciao, ciao, ciao. Vado a vedere chi è. Speriamo che non nessuno. Ciao, ciao, caro. Ciao, ciao, Ricky. Ciao, ciao. Un bacio, bacio. Bacino, 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 bacino. Mio piccolino, piccolino. Oh, ciao, bacino. Ciao, ciao, ciao. Attacca tu. No, 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 no. Dai, dai, dai. Attacca tu. Attacca io. Vai, ciao, 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 ciao. Ah, che dolce, il mio fidanzato, il mio amante, oh, amore mio, cioè, sono veramente molto contenta. Meno male che mi sono messa allo specchio quando ho ridato casa 2 mesi fa qua vicino, perché mi sta molto bene. Lui mi sento veramente, mi fa sentire una femmina. Ogni volta che parlo con lui, o che sto con lui, che faccio l'amore con lui, mi fa sentire completa, una donna completa. Sono veramente molto contenta di questo, perché è una gran bella persona, me lo devo tenere stretto, eh? Guarda che me lo rubo, perché veramente gli faccio male, eh? Molto male. Ho anche una ceppa in cantina, la prendo, ma chi me lo ruba? No, scherzo, non sono una serial killer. Al massimo la faccio a pezzettino, scherzo. Oddio, vado a vedere chi è, tanto in realtà non può capitare di trovare un serial killer che ti ammazza, no? E allora, un attimo che vado a vedere chi è, un attimo. Ma no, cioè, sì, blindata la porta, non può entrare nessuno, eh? Un attimo che mi faccio bella. Pa pa pa. Il mio Richard, quanto è bello Richard. Conte mi piace guardarmi allo specchio, sono proprio una narcisista spaventosa. La vita, la vita, la vita, lo stesso leggero, molto chiaro, con le labbra, insomma, nessino, con la croce. Donna baffuta, sempre piaciuta, ma non è questo il mio caso, ovvio. Parlami d'amore, ma io sento dei rumori, un attimo, vado a controllare, un attimino, un attimo, mi alzo. No, quello non me lo darò mai, non sono
Oh. Ah, stavolta vi ammazzo io, sono armata, maledetto, venite qua. No, venite qua. Tenere il coltello fin quando avrò questo, vado a stendere il coltello dalla parte di basico. Bastardi, ma adesso vi ammazzo io. Non provateci. Credete che io non abbia coraggio? Colpo di scena, stavolta vi ammazzo io. Bastardi, bastardi, sono armato! Tada! No, dove siete? Dove siete, bastardi? Bastardi! No! Io e vi ammazzo. Venite qua! Bastardi! Colpo di scena! Super colpo di scena! Adesso il bene ha trionfato sul male. Li ho ammazzati i miei ladri! Li ho fatti a fettine! Questa puntata non finisce male, che vengo ammazzato io, ma stavolta li ho ammazzati io! È stata legittima difesa! Chiamo la polizia! Chiamo la polizia! Pronto polizia! Sono entrati dei ladri! Mi hanno provato ad ammazzare, a stuprare, a massacrare! Ma io avevo un coltello, sono riusciti a colpirli prima di morire! Sono finito! Vi prego, venite, venite, vi prego, venite! Venite! L'ho fatti a pezzi! Ci sono riuscita! Venite! Finalmente vi aspettavo!